Siamo ancora qui sotto gli uffici della provincia, dell'ufficio scolastico provinciale e della prefettura come Unione degli Studenti Pavia, per chiedere che l'edilizia e quindi gli edifici delle scuole della nostra provincia vengano ripensati in toto. Noi sappiamo che ci sono tantissimi problemi qui in tutta la provincia, ma in realtà in tutta Italia, con gli edifici scolastici sotto tantissimi aspetti. In particolare abbiamo tre parole d'ordine: noi vogliamo un'edilizia scolastica che sia sostenibile, sicura ed educante. Sicura in primis perché comunque viviamo in edifici che non sono sicuri. Il 50% degli edifici scolastici in Italia non ha il certificato di agibilità e sappiamo che anche a Pavia ci sono tantissimi problemi di questo tipo: crolli, infiltrazioni, aule non sicure, aule che non sono aule. E quindi dobbiamo assolutamente superare questi problemi e con degli investimenti massicci, non con semplicemente delle piccole pezze, ma con veramente investimenti che cambino alla radice il problema. Abbiamo poi bisogno di una scuola che sia sostenibile, quindi superare i problemi energetici e superare sicuramente quindi le problematiche riguardo all'efficientamento energetico, alla coibentazione degli edifici, riguardo alle caldaie, le pompe di calore. Sono tutti problemi che abbiamo posto da tantissimo tempo anche come Fridays for Future. E infine un'edilizia educante, quindi delle aule, più aule, laboratori, uno spazio veramente formativo dove gli studenti e le studentesse possano realmente vivere la scuola come spazio formativo ed educante completamente.